La Fermana chiude sul doppio vantaggio la prima frazione grazie ai timbri di Bianchimano, ma poi si dimentica clamorosamente di giocare il secondo tempo. Com'è finita? Termoli ridotto ai minimi termini, in grado di pareggiare 2-2 ugualmente, col primo cambio fatto al minuto 89 e solo 5 giocatori di movimento in panchina. Una beffa dunque per la Fermana, che rimane in zona retrocessione diretta. Dopo 231 giorni i canarini sembravano poter abbattere il tabù Recchioni in una giornata fredda e ventosa. No, nemmeno stavolta è giunta quella vittoria casalinga che manca dai tempi della Serie C. E al triplice fischio spifferi di contestazione, con capitan Romizzi che non l'ha presa bene e il pubblico della laterale ad infuriarsi. La cronaca. Subito viva la Fermana, che al dodicesimo va in vantaggio al cospetto di un Termoli guidato da mister Mancino al debutto. Punizione centrale battuta da Romizzi, sul secondo palo è perfetta la sponda di Tafa per la zampata al volo di Bianchimano. Pallone in rete e corsa liberatoria per festeggiare il terzo gol in campionato per l'Airone dopo due calci di rigore. Sembra in controllo la Fermana e invece al 25esimo la temibile coppia d'attacco del Termoli si conquista un calcio di rigore. Numero di puntoriere che con un tocco sopraffino scodella in area per Barone, che si fa atterrare da Romizzi. È calcio di rigore evidente, sul dischetto si presenta puntoriere che tergiversa nella rincorsa e si fa ipnotizzare dal giovane Perri, paratissima dell'ex portiere della primavera dell'Ancona. Sul susseguente angolo mischia furibonda, pallone che balla nei pressi della linea ma nessuno del Termoli riesce a buttarla dentro. Rischi colossali per la Fermana. Scampati i pericoli, i canarini al 32esimo alleggeriscono con una punizione di Bianchimano che rimbalza di fronte all'ex Palombo, reattivo a metterci le mani. Dall'angolo successivo, seconda palla a favore di Fontana, il cui destro va vicinissimo al 2-0, finendo a pochi millimetri dal palo. Al 39esimo però il raddoppio è realtà. Azione favolosa in verticale, Valsecchi in buca per la fuga di Bianchimano, che di fronte alla porta è freddissimo col sinistro a trovare il pertugio e il quarto sigillo della sua stagione. Grande festa a Recchioni, peccato che un minuto dopo venga annullato il 3-0 di Mavromatis per offside, tapin ad un passo dalla linea dopo la conclusione di un positivo Valsecchi, materiale per le moviole. Nella ripresa i canarini si adagiano troppo sugli allori e paiono voler gestire senza mai accelerare. Meno intensità, meno fame e non è un caso che al 58esimo arrivi il gol del Termoli. Dopo una serie di cross, l'ex Alma Juventus Fano Medi Ricci raccoglie un pallone vagante e col mancino la insacca all'angolino, facendo correre brividi di paura oltre che di freddo a tutto lo stadio. Al 70esimo il patatrac. Punizione laterale, Bianchimano in proiezione difensiva ci mette un secolo per rinviare e quando lo fa prende un po' di tutto, compreso il piede di Isai che gli si era messo davanti. Secondo rigore di giornata per il Termoli, stavolta della battuta se ne incarica Barone che col brivido fa secco un Perri davvero vicino a prendere pure questo. I canarini non ci sono più nonostante i cambi. Al 75esimo ancora Barone tenta la bomba da fuori, centrale per Perri. È monologo Termoli, al 78esimo Perri si deve saltare sul bolide di Barchi e poi sulla deviazione di Ricci dal corner successivo. Bolzan così passa ad uno schiacciatissimo 5-3-2 con il neoentrato Sardo accanto a Bianchimano. All'86esimo è proprio Sardo a ricevere da schema da punizione, a entrare in aria ed a sfiorare il palo lungo a giro. Ultime emozioni si fa per dire nell'extra time, al 92esimo, quando puntoriere scalcia a terra Romizzi guadagnandosi il rosso diretto. Qualche secondo dopo, giallo pure per il diffidato Tafa. Ingenuità colossale, salterà la trasferta di Civitanova. Al 96esimo, batti e ribatti, palla a Mavromatis ma tiro sballato per mandare agli archivi una domenica davvero pazza. E dalla tribuna laterale son piovuti fischi.